La pace dei santi sia con voi. Il 20 febbraio la Chiesa celebra la memoria di Sant'Eleuterio di Costantinopoli, martire, e Sant'Eleuterio di Tournai, vescovo. Questo nome inconsueto ai nostri giorni fu assai comune nei primi secoli del cristianesimo, appartenendo a ben 14 santi, tra cui un papa che governò la Chiesa dal 175 al 189 e che viene festeggiato il 26 maggio come martire. Il 20 febbraio il Martiriologio Romano ricorda due vescovi con lo stesso nome, Sant'Eleuterio di Costantinopoli, che resse la Chiesa bizantina in un'epoca imprecisata, o all'inizio del II secolo, o addirittura alla fine del V secolo, e Sant'Eleuterio, vescovo di Tournai, in Belgio, dove è molto diffusa la sua devozione. Il 20 febbraio la Chiesa celebra anche la memoria della beata Giacinta Marto, veggente di Fatima. Il nuovo Martiriologio Romano indica tra le ricorrenze del 20 febbraio la memoria della beata Giacinta, la pastorella delle apparizioni di Fatima, di cui in questo anno 2017 ricordiamo il primo centenario. Giacinta è stata elevata all'onore degli altari da San Giovanni Paolo II il 13 maggio 2000, insieme al fratello Francesco. Nata l'11 marzo 1910, la piccola aveva solo 7 anni quando la Bianca Signora apparve ai due fratelli e alla cugina Lucia. Di temperamento vivace, come tante bambine della sua età, amava molto ballare, si lasciò completamente trasformare dall'incontro con la Madonna. Vittima della terribile epidemia di spagnola che colpì in quegli anni l'Europa, Giacinta morì il 20 febbraio 1920, a 9 anni e 11 mesi. Francesco, di un anno più grande, era già morto l'anno prima. Giacinta Marto è la più giovane dei beati proclamati da San Giovanni Paolo II. Proprio nel decreto sulle virtù eroiche dei due bambini pastorelli di Fatima, la Chiesa afferma che anche i fanciulli possono percorrere in pienezza la via della santità. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Sant'Eleuterio e della Beata Giacinta. E auguri a quanti il 20 febbraio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.